Stasera presentiamo il libro di Marcella Grifo, che è qui accanto a me, dal titolo Oltre i nostri attimi. È la storia di Emma, una donna dei nostri giorni, con tutte le sue contraddizioni, ovviamente, le sue paure, le sue incertezze, soprattutto nei rapporti con gli altri, con l'altro senso, ma proprio con l'umanità, in questo lato, legati di amicizia o di amore. Il testo è raccontato in prima persona dalla protagonista, da Emma, che è stata abbandonata dal suo compagno Mauro, che conosce peraltro da sempre, e nel leggerlo, questa storia si crea proprio un fil rouge, un legame tra la protagonista e il lettore. Questo è molto spesso la capacità dello scrittore, quella di riuscire a far sì che il lettore si immedesimi nel personaggio, lo renda quasi non dico un alter ego appunto, ma una persona conosciuta, e questa è la cosa più bella. E quindi il lettore partecipa proprio emotivamente per questo amore finito, per questa storia che ormai non c'è più, per una rottura che inizialmente cambia la vita ad Emma. La vita di Emma è condizionata dagli incontri, anche con persone sconosciute, delle quali analizza con una puntualità quasi da psicologa le caratteristiche fisiche e che la fanno riflettere. Quindi lei, nel vedere la persona che ha davanti, comincia a farsi delle idee, comincia a farsi una sua opinione. Emma è un personaggio che nel libro è un po' contraddittorio, no? Perché da una parte lei viene lasciata, ma dall'altra parte lei abbandona ugualmente, quindi diciamo vive questo dualismo dentro di sé in una maniera un po' inconsapevole. Io ho letto un tempo, tanto tempo fa, ai tempi dell'università, il libro di Ferdinando Camon, no? Il canto delle balene, dove diceva un uomo non è un uomo se non ha un segreto. E tutti noi abbiamo un segreto dove ci rende un po' misteriosi, no? Agli occhi degli altri. Emma è una donna molto... Vediamo proprio appunto la curiosità. Sì, la curiosità. Emma è una donna molto introspettiva, infatti poi si vedrà nel libro dove l'esaltazione delle sue emozioni serve per capire dove deve andare, dove deve evolvere, perché comunque è tutto un processo di ricostruzione della sua storia, no? Lei chiaramente, come tutte le donne che vivono un abbandono, vorrebbero sempre che tornasse, no? Che ci fosse un ritorno. Invece poi l'evoluzione del libro porterà a quella che noi analisti diciamo una presa di coscienza. Quindi la speranza è l'ultima a morire, c'è sempre qualcosa nella vita che ci può far rinascere o ricrescere? Assolutamente sì, ma più che aspettare che siamo gli eventi esterni, no? A dare a noi la possibilità, le condizioni di poter dire oggi è il mio momento fortunato, domani, ieri è stato il mio momento sfortunato, in realtà la cosa che conta di più è l'idea che siamo noi a costruire la nostra storia, gli eventi, cioè laddove ci sono dei blocchi, laddove ci sono delle situazioni difficili per noi, no? Per esempio Emma e Federica hanno passato una vita insieme, cercandosi l'una nell'altra, l'una era accanto all'altra nei momenti difficili, ma tutte e due avevano delle idee imprecise, perché poi in realtà nessuno delle due aveva detto all'altra la propria realtà, ma invece tutte e due sapevano, no? Cioè, nella loro interiorità, sì, nel loro intimo. Nel loro intimo, esatto. Quindi nessuno lo diceva, ma tutte e due sapevano. Mi sveglio in un letto vuoto, sento freddo, non sono ancora abituata a questo clima. Il mio pigiamone in paglia non è sufficiente a ripararmi da quest'aria fastidiosamente pungente. Aspetta, sono onerata di alzarmi. Devo ancora metabolizzare quanto è successo. Sembra che non sia accaduto a me. Il silenzio rende tutto più normale. Ma il tintinnio delle tazze interrompe il flusso dei miei pensieri. Sull'uscio Giulia, con il suo vassoio bianco, arriva con la colazione. Non che ormai fa da giorni. Non può mancare la rosa nei suoi profumi intensi. Cioè, voglio dire, se voi la leggete sembra di stare lì, sembra di vederla, questa è la bellezza veramente dello scrittore, il riuscire a far immedesimare il lettore nella, non soltanto ovviamente nelle vicende dei personaggi, ma proprio nei piccoli particolari, diciamo nelle immagini, nei colori, nella stanza, come sembra di stare nella stanza.